Ciao a tutti, oggi come vedete non siamo né negli studi di Sella TV e tantomeno nel nostro ufficio, ma siamo in un posto decisamente molto più figo. E adesso vi spiego cosa siamo andati a fare, ma prima vediamo come abbiamo fatto arrivare qui a portare tutto quello che serviva. Comunque lo riconoscete, siamo al rifugio Laghi Gemelli, quindi non ci si arriva in macchina, non ci si arriva in moto, ci si potrebbe arrivare a piedi, ma con un armadio di rete, un UPS e tanti apparati ancora di rete era un po' complicato. Poi come vedete non sono uno super atletico, quindi vediamo com'è andata la giornata. Ecco qui tutti i carichi della giornata che dovranno essere portati al rifugio, compreso tutto il nostro hardware. Puntuale come un orologio svizzero, ecco il nostro elicottero. Davvero spettacolare e molto emozionante. In soli 2 minuti e qualche secondo da Carona siamo direttamente al rifugio Laghi Gemelli. Godiamoci l'interno della cabina e tutto il panorama possibile per tutto il tempo del volo. Come è andato? Che pure. Arrivato. Sono state belle le virate, devo dire. Ma per sganciarlo cosa fa? Non a terra? No. Lo appoggia la rete del carico e poi c'è la terra. Ora proseguono gli ultimi voli per portare tutto il materiale che abbiamo visto prima a terra.
con questo ultimo viaggio l'elicottero ci ha portato il nostro materiale, armadio di rete e tutto l'hardware che ci serve per l'installazione. Bene, controlliamo tutto e iniziamo. Con quest'ultimo viaggio dell'elicottero è arrivata anche l'ultima parte dello staff che oggi eseguirà determinate manutenzioni sempre qui ai rifugi Laghi Gemelli. Ciao. Vabbè. Indubbiamente non potevamo scegliere giornata migliore per poter fare questa installazione, perché senza neanche saperlo oggi giornata di sole, caldo e super visuale di questo bellissimo panorama che ancora per qualche secondo vi lascio guardare. Bene, incominciamo con il primo sopralluogo al vecchio armadio di rete che dovremo andare a sostituire. Più continuiamo a girare per il rifugio per vedere i vari ripetitori e tutto quello che attualmente è in uso. Quindi la soluzione finale potrebbe essere di sostituire i due reperimi e fare qualcosa di nuovo. Perché di là c'è la webcam collegata. Procediamo con la preparazione di tutto il materiale, quindi abbiamo riempito precedentemente il nostro armadio di rete con tutto l'hardware che poteva essere utile per questa installazione, facciamo un veloce check e prepariamo il tutto. L'idea del progetto è quello di riuscire a dare la maggiore connettività basandoci su una linea primaria in 4G per avere un backup in modalità satellitare e riuscire a servire tutto lo stabile in modo che lo staff possa lavorare con tranquillità senza problemi di non connessione. Vuoi salire o...? No, solo per fare due test. Ora con l'armadio completamente svuotato andiamo a trovare la posizione più idonea dove dia meno fastidio e dove sia allo stesso tempo ventilato e protetto da qualsiasi agente esterno e quant'altro, perché alla fine in questo armadio andremo a installare tutto il centro stella di tutto il rifugio. Io volendo ti ho portato su quante un... Ora andiamo a dismettere il vecchio armadio di rete togliendo tutti gli apparati attualmente presenti e quindi fermando in toto il rifugio, ma tanto oggi sono chiusi. Iniziamo col preparare l'hardware che abbiamo portato con una access point dell'Ubiquiti che andremo a serializzare e successivamente a configurare sulla nostra cloud che è già presente in modo da essere raggiungibile. Eccolo qua, l'Ubiquiti Long Range. Questa serializzazione per noi fa parte dell'asset management, ovvero tutti quei processi che ci servono per tenere poi monitorato e messo a gestionale tutto l'hardware. Questo invece è un router Flexbox con il quale andremo a gestire tutta la parte di connessione. Dopo la serializzazione sistemiamo un po' i pin dove andranno installate le antenne, una UMTS e una Wi-Fi, e poi andiamo a testare il cavo per vedere se è tutto a posto. Questo sarà il cavo dell'antenna che poi uscirà in facciata. Questa è l'antennina per la parte esterna. Se non si fosse capito, la cucina del rifugio è molto consigliata. Test di rete in esterno, così vediamo dove arriva il wifi nuovo e come si comporta.
Ci dici anche te se prendi bene internet? Ottimo. Il cane con gli occhi più belli che io abbia mai visto. Vediamo un po'. Con lo speed test ci siamo. E fino a qui adesso ci arriviamo. Perfetto. Una volta testata la copertura del wifi è ora di continuare con l'installazione dell'armadio che, come avevo spiegato prima, sarà il nuovo centro stella di tutta la struttura. Quindi andiamo a installarlo esattamente sopra l'attuale e poi procediamo con le configurazioni. Lasciamo finire a Davide Massimo l'installazione a muro dell'armadio e nel frattempo io vado a giocare con il cane in esterna. Per oggi direi che ci siamo, lasciamo fare l'upgrade a tutti i dispositivi e ci vediamo domani. Eccoci svegliati, sono le 7:30 e scendiamo a fare colazione perché dobbiamo finire ancora 2-3 lavoretti prima di prendere l'elicottero e tornare. Questa è la camera dove abbiamo dormito questa notte. Davide, eccolo là, ciao Davide. Buongiorno. Sveglio presente, devo dire. Quindi adesso scendiamo, finiamo il lavoro e poi partiamo. Effettivamente nell'arco degli anni ho fatto un sacco di installazioni dove dovevo stare fuori anche a dormire, ma svegliarsi una mattina con una vista simile sinceramente non mi è mai capitato. Bene, finalmente siamo con Massimo Nava, uno dei due rifugisti dei Laghi Gemelli. Effettivamente noi ci conosciamo da un po' di tempo, non soltanto in un altro ambito sostanzialmente, perché siamo conosciuti realmente in ambito IT. Cosa? Che qui con discorso rifugio è un po' diversa come cosa. Racconta dove ci eravamo conosciuti, così la gente sa perché ci conosciamo. Ma si va indietro parecchio, perché un po' di anni. Ero giovane anch'io e ci siamo conosciuti, si può dire, azienda MediaMarket. Sì, esatto. Lavoravamo all'IT di MediaMarket. Sì, esatto. Eravamo un bel ufficetto di 4-5 colleghi e lavoravamo giustamente nel gruppo di telecomunicazioni. Esatto. Ed è lì nato tutto. È nato tutto, ci siamo conosciuti. Gli armadi di rete e le realizzazioni che faccio per le aziende, tutta la parte di cablaggio e gestione delle reti me le ha insegnate lui ai tempi. Quindi effettivamente è da un po' che ci conosciamo, ancora prima che aprissi il primo ufficio. Esatto. Abbiamo lavorato per un po' di tempo insieme. Esatto, sì, qualche e anno. Poi Stefano ha intrapreso un'altra strada, migliore di quella dall'ufficio di Curno. Dipende dai punti di vista. E questi sono i risultati. E io un po' più tardivo ho cambiato idea. Esatto. E ho lasciato pure io il mondo delle telecomunicazioni. Sì, ma l'hai lasciato proprio del tutto, perché effettivamente, come avete visto, ci troviamo al rifugio di Gemelli, dove adesso sei rifugista. Com'è stato il cambio da mondo IT, server, patch panel, rete, connettività, ticket notturni, ticket, confronto a rifugio, preparare da mangiare, gli ospiti, i clienti, il freddo, il caldo, i trasporti. Cioè, come già hai raccontato tu, e sono due mondi totalmente diversi, opposti. Cioè, non è solo un cambio di lavoro, no. Ma è un cambio radicale di vita, perché non si vive più nella casa con tutte le comodità che si ha in città. Sì. Per i 6 mesi d'estate ci si trasferisce in quota a 2000 metri, abbiamo tantissimi comfort nel rifugio, però sei sempre a 2000 metri. Siamo sempre a 2000 metri, non ci sono strade, ci si arriva solamente a piedi, tutte le scorte e gli approvvigionamenti vengono fatti con l'elicottero o a spalla, l'immondizia viene portata a valle con l'elicottero, quindi potete capire che è ben diverso. Sì. Il perché? Perché il mondo dell'informatica non era più quello che era una volta. Era una volta, troppa burocrazia e il lavoro era cambiato. La passione della montagna. Cioè, sempre avuta. Sempre avuta. D'estate in inverno, la passione per cucinare dei piatti tipici, quello che era della mamma che aveva insegnato un pochino, ha trasmesso la passione. Esatto. Il fratello che è gestore del rifugio da una quarantina d'anni. Infatti che quello è interessante da raccontare. È uno tra i più storici dell'Europa, perché è parecchio che è rifugista, quindi avevi la possibilità. Esatto. C'è stata questa occasione di
entrare a fare la gestire il ricuso con mio fratello e no, ho colto l'occasione. Fatto benissimo. E non me ne pento nel modo più assoluto. Cioè, ci sono tantissimi altri problemi. È normale, normale di diverso tipo, di diversa. Lavori, ma va benissimo così e la scelta è stata azzeccata. Non si tornerà più indietro. Perfetto. E invece per quanto riguarda la tecnologia, visto che alla fine questa è una rubrica di tecnologia e noi siamo qui appunto per aver dato una mano a sistemare la parte di wifi, la parte di connessione, la parte di telefonia, perché effettivamente siete anche un punto di riferimento sia per tutti i turisti che vengono a passeggiare e quant'altro, quindi è abbastanza importante. Come la vedi è l'insieme tra tecnologia e rifugio di alta quota? Allora, diciamo che sono cambiate negli ultimi anni, perché i rifugi vecchi erano proprio dei ricoveri e dei punti di rifugio e di appoggio negli escursionisti. Le cose sono cambiate un pochino anche perché l'infrastruttura tecnologica che siamo abituati a vedere anche in casa del wifi diventa una necessità da quello che può essere il semplice social o la navigazione in internet alla posta elettronica. Da noi serve sia quello, ma lo scopo principale per noi è per la gestione del rifugio, di monitoraggio da remoto, quando non siamo qui sul posto possiamo tenere controllato le celle, le temperature, vogliamo far accendere la caldaia prima che del nostro arrivo. Anche noi abbiamo bisogno di fare gli ordini, quindi posta elettronica giorno, quant'altro. Tutto il mondo commerciale del marketing funziona tutto su internet, quindi per forza di cose siamo lì. Registratori di cassa, scontrini, chiusure fiscali, serali, è vero. Uno pensa che il rifugio alla fine sia una struttura di vita per trovare dei piatti buoni e fare una bella dormita di notte, ma non è solo quello. Che è vero. È vero. Non finisce solo lì. Però c'è tutto il resto. A monte abbiamo bisogno anche di questa infrastruttura, quindi più l'infrastruttura è performante. Io nella mia esperienza è finita lì, ci siamo dovuti appoggiare a qualcuno che è un po' più aggiornato su queste cose, quindi siamo tornati a sentirci, perché è giusto che è in continua evoluzione, giusto. Quindi è giusto che si vada a interpellare le persone che siano competenti nel settore e non improvvisarsi con cose giusto così. No, ma anche perché c'è anche da pensare che effettivamente i comfort normali che possiamo avere in una casa, tipo la fibra piuttosto che la linea internet che arriva a casa, o il cellulare che ti prende con tutti i provider, qua non è così. Perché effettivamente qua per chiamare devi andare fuori zona liga praticamente e la connessione non c'è. Infatti abbiamo dovuto prendere praticamente dei dispositivi particolari per riuscire a inglobare il segnale, portarlo all'interno per poi distribuirlo, quindi effettivamente non è così veloce come cosa, però ci sta. E come la vedi invece per tutti, perché questo qua è il rifugio dei gemelli, però ce ne sono tanti del CAI piuttosto che comunque di questa valle. Come la vedi l'evoluzione tecnologica per quanto riguarda i rifugi? Cioè, come minimo devono arrivare a un livello come questo, secondo te? Allora, ci sono alcuni rifugi che non hanno connessioni e hanno problemi di servizio, ma proprio non hanno nemmeno copertura di un radiomobile, telefonini. E invece ce ne sono altri che sono a vista dei centri abitati, quindi per quindi loro è già un po' più facile con dei semplici ripetitori, classici operatori via satellitare anche. Sicuramente il futuro ci porterà a implementare sempre di più queste infrastrutture, perché è vitale, certo. Tutto gira intorno lì. Se devi fare, ripeto, il semplice ordine o il social, che sia Instagram, che sia Facebook, tu devi stare sul pezzo. Sì, anche per far sapere, sì, effettivamente. Che sia la pubblicità, che sia un semplice ordine o richiesta o la gestione delle prenotazioni. Sì, certo. Il rifugio piccolino se la può gestire su un pezzo di carta, un rifugio un po' più grande ha devi avere una logica, un discorso di prenotazione. Quindi per chi, ad esempio, non ce l'ha, io consiglio ovviamente anche un routerino piccolino, una piccola connessione per fare partire da una piccola infrastruttura che possa essere anche sì, il minimo indispensabile che ti può servire per magari non fatelo da soli, appoggiatevi a qualcuno che sa che può dare una mano, non prendere delle fregature, perché alla fine il problema è anche sì, certo, appoggiarsi a professionisti che ti sanno
consigliare sul posto il prodotto. Sì, 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 sì. Anche perché effettivamente sono cose particolari, cioè non è la solita. Magari hai meno a livello di dispositivi, meno cose di un capannone piuttosto che di un ufficio, ma sono più particolari, perché devi capire dove appoggiarle, dove andare a prendere il segnale, è un po' più complesso. Nulla di impossibile, però un po' più complesso. E giusto per concludere, magari ricorda quando siete aperti, come siete aperti, come vi si raggiunge, così almeno chi vede lo sa. Sì, allora, siamo un rifugio del CAI di Bergamo, ce ne sono diversi in tutte le valli. Bene o male la stagione di apertura per tutti i rifugi è del periodo estivo, che va dal 1° maggio al 1° di novembre. L'apertura è nel fine settimana per il mese di maggio, per il mese di ottobre continuativo è dal 17 di giugno, da metà giugno a metà settembre. Queste bene o male sono le linee, le date indicative, poi c'è il rifugio che magari per problemi logistici tarda l'apertura di 1 o 2 settimane o la chiusura viene anticipata. Però indicativamente il periodo è quello. Di gelo, neve, tutti i problemi comunque legati alla location, al posto allora, dove si trova il rifugio. E conviene telefonare prima di venire o uno può tranquillamente partire? Noi consigliamo vivamente di telefonare sia per la prenotazione del pranzo sia per la semplice escursione. Tanto perché abbiamo l'interesse di sapere che voi siete in giro, però se dovesse succedere qualcosa o sappiamo che siete in giro e che state arrivando al rifugio, di solito non succede nulla, però se c'è, dovesse arrivare il temporale, sappiamo che c'è l'escursionista che sta arrivando, possiamo andare all'incontro, comunque sappiamo stiamo sempre organizzato. Esatto, quindi assolutamente sì, è anche il nostro compito sapere, fare un po' da guardiani. Sì, certo, effettivamente. Siamo qui non solo per far da mangiare, ma anche per dare un ricovero in caso di brutto tempo o problematiche quant'altro. Grazie tanto. A te, grazie e ci rivediamo presto. Grazie a tutti. Ciao. Come avete visto, l'installazione è uscita al meglio. Adesso siamo riusciti ad avere sia la linea satellitare di backup che la linea primaria in LTE. Si riesce a gestire tutta la barriera casse, la parte di wifi e quant'altro per i servizi. E niente, abbiamo passato la notte, ora aspettiamo l'elicottero che ci riporti a casa. Ricordo sempre a tutti, come sempre, di guardare le nostre vecchie puntate all'indirizzo www.pilotecnologia.tv oppure di scriverci una mail che è rubrica @pilotecnologia.tv. Ora aspettiamo l'elicottero e torniamo alla base. Ecco il nostro elicottero. Questa volta al ritorno non abbiamo il carico esterno e quindi dobbiamo riuscire a caricare tutto quello che ci avanza in elicottero. Dire come all'andata sicuramente è super emozionante per chi non è abituato come me ad andare in elicottero, ma è davvero davvero bellissimo. Godiamoci l'ultimo minuto di volo. Siamo arrivati. Mancava solo che mi tagliavano la testa. Fa un sacco di aria. Ciao. Ciao.